sentire questo secondo tempo dall'Amaro, che al terzo gol stagionale, il quindicesimo della maglia del Wolf Team. L'anno scorso non è che abbia segnato molto, però oggi, insomma, questa stagione inizia molto bene. 3 gol in 7 partite, potrebbero essere anche pochi da una parte, però è lì di niente. Qui attacca l'MVP, il cross in mezzo, niente da fare, enjoyment, poi gira, sbaglia tutto, contropiede per Wolf Team, attenzione che è libero, parte la domanda, sto qua però non le da subito. Tostrov gira molto bene per Paolo Vaglio, che può mettere per Dall'Amaro, grande stop di petto suo, il giapponese Dall'Amaro se ne va sul fondo, Dall'Amaro, Paolo Vaglio il cross per battere la domanda, incluso da due dimensioni dell'MVP che sono del gigante, oggi non gioca col cane, ma c'è sempre grande peso lì davanti, qui colpo di destra, rimessa al fondo per Benes Bartos. Paolo Vaglio gira, sbaglia qui, cabeza Rodriguez, rigore, un buon pallone, attenzione al contropiede dell'MVP, la mette per Caradenco, Caradenco se ne va, Caradenco, e intervento falloso qui di Fanta, bruttissimo, cartellino giallo. Qui sarebbero un po' quelli dell'MVP perché volevano qualcosa in più. Incredibile, Caradenco qui si, forse si è centrato e proprio questo l'ha un po', diciamo, disorientato. Enjoyment va a battere, calcio posizione fondamentale, Enjoyment! MVP, pareggio! Grande gol, grandissimo gol sul calcio di punizione, ha tirato benissimo d'altronde. Lui è uno specialista da quelle posizioni. Veramente un destro dolce, delicato, qui si è visto. Grande corsa, pulissima corsa, gli è bastata. Sono passati due passi, guardate i due passi, un calcio di punizione pazzesco, imparabile qua. Niente da fare, proprio lì vicino al paletto. Niente da fare per Ago Fibbo in questo caso. Uno pari per l'MVP, partita riaperta. Enjoyment, primo gol stagionale, un gol importante per questo giocatore che sembra essere un po' perso, abbiamo visto vari errori anche in questa partita, ma il calcio punizione adesso gli regala un gol importante. Comunque davvero troppo spazio qui regalato a Caradenco, Caronte ancora, intervento, fallaccio, e qui no, però mi sembra abbia preso il pallone, qui Silvi sta sbagliando, se no, quello prima era fallo e forse anche espulsione, questo però infatti godiamo al fermato, si incazza veramente, scusate per la parola, ma è così, c'è ancora qui pallone in mezzo, niente a fare, Silvi non è che stia arbitrando molto bene, eh? Prima forse c'era l'espulsione, adesso qui non era fallo, li vogliamo al fermato, per fortuna non ha dato il cartellino. Golovska, Maria Bartolomeo, attenzione Bartolomeo, anzi Dall'Amaro, eccolo qui il brasiliano che torna sul pallone, Paolo Vaglio per girare per Minimic, che insomma ha un po' di responsabilità su quel pallone che poi Fanta, poi non era il suo uomo, quindi ha fermato fuori, palla a profondità, Lecca sempre molto attento, rinvio per la testa di Caradenco che non ci arriva, Fanta è prima di lui. Eh sì, alla fine Fanta sta giocando molto meglio di Minimic, si vede l'assenza delle due dimensioni centrali, oddio arco, si sbaglia il passaggio, Paolo Vaglio recupera, Letta a sul fondo, il cross ribattuto, vediamo se ci arriva qui, padre mio, grande controllo, guarda per Lecca, la mette qui per Cavezza Rodriguez, Lecca il cross, Caronte, e c'è la povera clamorosa, Tiago Pippo, Caronte, 2-1 MVP, incredibile ragazzi, vedete, Tiago Pippo era considerato forse il miglior portiere di questa Pro League,
trasversale, vero, la vede all'ultimo, però era centrale, se l'aveva presa, grave Pavera. Capisano guardare come Brauletta, veramente Pavera netta, più Pavera netta, veramente Pavera, Paveronzoli qua, Aldo Fibba. Il cross rivediamo, Pavera netta, sì. Quindi gol di Garunte per l'MVP. Garunte che ha 3 gol, incredibile, è un'ala, quindi è molto strano vedere a 3 gol. Ingresso, adesso l'MVP ci crede, d'altronde è una squadra che quando prende fiducia è fortissima. Cabeza Rodriguez. Se ne va ancora Cabeza Rodriguez, stavolta Golovska lo ferma. Però il centrocampo del Wolf Team fa acqua da tutte le parti, Fanta. Andiamo a registrare il terzo gol di Garunte, mentre Wolfim cerca di attaccare come meglio può. Sto qua, non c'è fallo di Achimen, anzi sì, ecco il fallo. Allora, in mezzo, attenzione, colpo di testa alto per Wolfim, c'è una grande occasione qua. Comunque le scelte di Frank Fernandinho sono sempre straordinarie. Mettere Achimen, mettere Cabeza Rodriguez, anche se Zucchera non era meglio, però se lui poteva giocare. Ingresso a spazio, adesso pallone strepitoso per Cabeza Rodriguez. Aldo Fibba stavolta la para, ma la difesa qui fa acqua da tutte le parti. E sì, forse prima c'è stata la Pavera di Aldo Fibba, però qui si rifà con un grande intervento. Vero, non angolato, però era ravvicinato, quindi grande intervento. Enjoy man, tosto roba. Siamo in linea di recupero. Il Wolf Team, ultima azione, forse non ce la fa, no, sono troppo stanchi, il giocatore del Wolf Team di Zarafani, ultima azione, tutti in mezzo, ma non c'è spazio, non c'è spazio, l'MVP barica tutte le controffensive, guardate qui, Golovska, vediamo qui se trova un appoggio, Tostov, e qui Fernandinho si arrabbia perché vorrebbe la fine della partita, Golovska, non rompere, attenzione, sbaglia tutto, Achimen, recupera. Poi flagello di Ops, qui rischiando il fallo laterale, ma non è finita ancora, secondo il direttore di gara. Si continua, Golovska, sto qua, non romper ca, Golovska, non romper ca, sempre lui, non trova nessuno, pallone rinviato, è finita, l'MVP batte il Wolf Team e fa 11 punti l'MVP, un risultato di classifica clamoroso, incredibile vittoria questa. Zarafani se ne va veramente arrabbiato, che oggi Wolf Team ha giocato molto male. Vabbè, a parte questa azione, però insomma, qui è un'invenzione di Codiamo al formato, vabbè, un gol anche questo un po' regolato dell'MVP perché era quella posizione, meno sbatto doveva prenderlo. 1-0 qui per Wolf Team, che però poi ci farà recuperare. Diciamo che mancavano due centrali importanti, come Oddio e Arco. Minimic e Fanta non erano forse all'altezza di questa situazione. Qui il calcio di punizione strepitoso di Enjoyman, imparabile per Aldo Fibba, che poi commetterà una grave papera. Ma qui infine avremo l'ultima azione per Wolf Team, niente a fare, colpo di testa altissimo, ha creato troppo poco per poter far male a questa squadra il Wolf Team. Qui l'ultima azione con Cabeza Rodriguez che se ne va a Ostrov, grande stop in conseguire e poi recupero della difesa, però brutta partita per Wolf Team. Con questo è veramente tutto, vi do appuntamento al prossimo match, un match che tutti attendono con ansia perché è un match
secondo me importantissimo. Nan contro Great Kingdom. Il Great Kingdom ha solo 5 punti, ma Nan adesso vuole raggiungere 16 punti per essere ancora primi in classifica.